Ecco, qui siamo a Traminer, cioè Tramino, la patria, la patria casa del traminetto. Vino Traminer, ecco. Casa del Traminer. Ecco, abbiamo appena passato Caldaro, che sono dei vini più preziosi, della, non solo dell'Alto Adige, ma probabilmente del... uno dei vini più nobili in assoluto italiani, se così si può dire, anche se l'italiano qui c'è ben poco, come anche queste anche due bionde sono assolute passerotte di italiano. Poi ben belle poco. Non sono belle, intendiamoci. Non sono belle, però sono abbastanza, no, non sono belle. Quindi noi, come si fa con l'uva, quando non si riesce ad arrivare, dobbiamo assaggiare, appunto, non no. Matura est. Grande Claudietto! Andiamo oltre. Ecco, abbiamo passato il cimitero, ma anche a fianco al cimitero che cosa troviamo? Vigne. Traminer, vigne, 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 vigneti. Ecco, Traminer, Traminer, Traminer. Oggi Claudia ha spiegato un'altra cosa che io da tempo volevo sapere, della vinificazione. In bianco e in rosato. In bianco e in rosato, quindi chiaramente quando l'uva è rossa si vinifica o in rosato o in bianco, si leva prima il liquido in modo che il liquido non resta a contatto più di tanto della buccia e diventa rosato. Se invece il liquido rimane ancora per ancora più tempo, la vinificazione si trasforma e in bianco. Ecco, ancora vigneti. E lì invece mele. Nella piana dell'Adige tutte mele. Siamo sempre lungo la piana dell'Adige, ecco sotto le mele, paesaggio. Invece Egna, Neumarkt. Ecco Egna, vediamo se qui c'è il Gavraile, quindi il Gavraile ci impedisce magari di inquadrare, però cosa troviamo davanti, cosa troviamo? Indovina un po', ancora il Traminer. Vitigni, vitigni, vitigni. Questa no, veramente ragazzi, siamo... Io non ho frequentato le Langhe, il Monferrato, ma questo mi basta perché insomma penso che più o meno gli scenari siano... No, è ancora più bello il Monferrato, ancora sono tutte più bello. Collinette tutte sagomate, coltivate proprio anche regolarmente con queste superbe vigne del Barolo, del Dolcetto. Però qui il paesaggio è altrettanto unico. Ogni territorio ha la sua identità, come sarà altrettanto il Piemonte, è veramente di assoluto pregio. Nell'anno di grazia 1601 in ottobre è stato messo a dimora questo tralcio di vite. Si parla dell'anno 1601. Guardate che meraviglia che abbiamo. Quindi si sono passati soltanto 4 secoli di storia. Ecco, siamo in uno appunto dei comuni della Val d'Adige, Magrè, un borgo medievale. Ecco, riprendiamo anche questo torrione che è un esempio di architettura asburgica. Ecco queste balconate di gerani che non ci hanno quasi mai lasciato, fantastici. I gerani qui trovano la loro allocazione migliore, appunto, sia per il microclima, non fa mai troppo freddo, sia per la assolazione che non è eccessiva, ma appunto c'è il giusto grado di luce, senza mai sole diretto. Ecco, adesso appena il nostro operatore Claudio termina in maniera ottimale, no, va bene, ecco, inquadriamo e finiamo finalmente con questa, ecco,
Vediamo anche, sì, piano piano, vediamo anche l'entrata della cantina. Guardate che questa colonnina che avrà un significato storico particolare, adesso noi non conoscendo le origini non ne siamo a conoscenza, ma ci basta sapere, insomma, che ci troviamo comunque in un posto suggestivo, splendido e accogliente. Il vino qui, c'è cioè questa cultura, viene invecchiato addirittura a suon di musica classica. E qui le cantine non sono cantine, ma sono enoteche che convivono con l'arte della musica, quindi l'arte che si sposa all'arte. E con questo terminiamo questa visita fantastica nelle valli dell'Alto Adige. Arrivederci alla prossima puntata. Ovviamente, ecco anche la cariola. Sulla cariola non poteva mancare l'immancabile geranio. Con ecco, un ultimo sguardo, questa splendida piazzola.